Salve ragazzi, nella scorsa video lezione ci siamo lasciati parlando del periodo della massima estensione dell'impero di Napoleone, dal 1810 al 1812. Oggi ci soffermiamo appunto sul momento del crollo dell'impero napoleonico e quindi parliamo della famosissima campagna di Russia. Che cosa successe nel 1812 con la campagna di Russia? Napoleone decise appunto di attaccare Alessandro I, lo zar, per un motivo ben preciso, come vedete, la defezione della Russia dal blocco continentale contro la Gran Bretagna. Che cosa significa? Significa che la Russia era appunto uscita da questo blocco continentale per poter far riprendere le sue esportazioni di grano e di legname, le sue importazioni anche di tessuti, di macchinari, in modo da non provocare dei danni irreparabili alla sua economia. Aveva preso questa decisione, appunto, suscitando quindi l'ira di Napoleone, che colse proprio il pretesto per organizzare un intervento armato. Come vedete, con ben 700.000 uomini, quindi un esercito mastodontico, numeri mai visti nella storia. Ma è bene dire già da adesso che di questi 700.000 uomini, sì, c'erano francesi, ma c'erano anche polacchi, italiani, tedeschi, a molti non importava assolutamente niente della causa francese. E quindi non erano tutti poi così motivati, e questo è già un elemento che porterà verso la disfatta e verso il crollo. Napoleone era sicuro della rapidità della campagna, che sarebbe stata velocissima, perché era mosso da un odio molto forte, un odio, ragazzi, dovuto al fatto che il paese contro cui si troverà a combattere la Russia è un paese fortemente, lo sapete, conservatore, è un paese basato dal punto di vista politico sull'assolutismo monarchico e economicamente su un assetto di tipo feudale, quindi quanto di più lontano dagli ideali napoleonici. E quindi l'odio che Napoleone provava verso ciò che la Russia rappresentava in quel momento gli aveva fatto perdere proprio la lucidità e la capacità di valutare realisticamente la campagna che stava per portare avanti. Il risultato fu però, appunto, come vedete, quello di una disfatta, lo sappiamo tutti, è ben noto. A cosa fu dovuta questa disfatta? Nella slide ho sintetizzato in due punti, due furono le motivazioni principali, ovviamente, ragazzi, che portarono alla sconfitta per Napoleone. Intanto la famosa tecnica della terra bruciata. Noi ne abbiamo già parlato, come vedete, ve l'ho scritto anche qui nella slide, ne abbiamo già parlato nelle lezioni che abbiamo fatto in classe, perché era già stata attuata da un altro zar. Rispolverate un po' nei vostri appunti e poi appunto ne parleremo nella lezione Webex. Quindi la tecnica della terra bruciata, che cos'era e in che cosa consisteva? Consisteva nel fatto che l'esercito russo evitò lo scontro diretto e iniziò delle ritirate strategiche, bruciando tutto, città, granai, riserve di cibo, in modo da poter attirare il nemico in luoghi che fossero sempre più lontani dalle basi dei rifornimenti alimentari. E comunque dovete tenere presente che non siamo appunto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando i soldati hanno le loro riserve di cibo, le loro scatolette di cibo negli zaini, e questo quindi fu un qualcosa di davvero difficile da gestire. Altro fattore fondamentale fu quello del clima. Perché? Perché stava arrivando l'inverno russo, inverno russo terribile, perché si arriva anche a meno 40 gradi. E quindi ciò mise in forte difficoltà i soldati. Si sente spesso infatti dire una battuta, no? Che il più grande generale che hanno avuto i russi in tutta la loro storia è il generale inverno, perché più volte appunto l'inverno ha permesso loro di vincere. E, insomma, nonostante tutto, nonostante queste grosse difficoltà, Napoleone comunque riuscì ad arrivare a Mosca. Era stremato, ma quando arrivò
a Mosca appunto trovò una città completamente devastata, completamente incendiata. E lo zar Alessandro I, che vede, diciamo, Napoleone come l'anticristo e si rifiuta in questo momento di venire a patti e di trattare con lui, fece sì che quando Napoleone poi decise di ordinare la ritirata fosse ormai troppo tardi e l'armata francese era stata decimata dalla neve, dal gelo, dalla fame, come potete vedere in questa immagine, appunto c'era moltissima neve, ma anche dal tifo, dalle pulci. Lo dimostrano anche le analisi dei resti di migliaia di soldati che sono stati rinvenuti in una fossa comune vicino a Vilnius, la capitale della Lituania, e insomma questa fu sicuramente una campagna durissima e che portò a risultati davvero molto molto negativi. Ovviamente c'erano anche tutti gli attacchi della cavalleria cosacca da gestire, di queste antiche comunità militari dell'Europa orientale. Insomma, fu davvero una campagna distruttiva e l'armata francese perse moltissimi uomini. In particolare è noto l'episodio terribile dell'attraversamento delle acque gelate del fiume Beresina. Io qua vi ho messo delle immagini appunto che mettono a confronto la campagna napoleonica di Russia con un'operazione che tutti conoscete, che fu l'operazione Barbarossa di Hitler, quindi l'offensiva militare che lanciarono le armate tedesche in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale dal 1941. Hitler ovviamente conosceva la storia di Napoleone e cercò di evitarne gli errori, ma anche allora in realtà la Russia adottò la stessa tecnica, la tecnica della terra bruciata, e quindi per ben 2 inverni le armate tedesche furono bloccate su un fronte di migliaia di chilometri. Quindi ho messo a confronto appunto queste 2 immagini proprio per ricordarvi già da adesso quello che studierete poi meglio nel prossimo anno scolastico. Abbiamo sul vostro manuale, vi consiglio di guardare, un'interessante lettera a pagina 93, che vi consiglio di leggere, un documento di un soldato italiano che va a combattere nella campagna di Russia, che racconta gli orrori di questa campagna scrivendo una lettera alla madre. Vi consiglio di leggerla per comprendere appunto a fondo l'orrore di questa guerra, di questa campagna e tutto quello che dovettero sopportare i soldati napoleonici in quel momento, i soldati dell'epoca. Nel 1813, come vedete, dopo la sconfitta appunto nella campagna di Russia, vediamo una nuova coalizione di stati che si schiera contro Napoleone. Abbiamo Inghilterra, Russia, Prussia e Austria. Quindi questa coalizione affronta ovviamente Napoleone e Napoleone viene sconfitto, ve l'avevo già anticipato, viene sconfitto a Lipsia, in Germania, in una battaglia che è detta Battaglia delle Nazioni perché vi parteciparono gli eserciti di quasi tutti i paesi europei. Che cosa successe con la battaglia di Lipsia? Parigi fu occupata, ragazzi, fu una vera e propria vergogna per la Francia perché fu la prima sconfitta in campo aperto per Napoleone, no? Abbiamo visto che finora sconfitte in campo aperto non ce ne sono state, quindi è una battaglia che dovete ricordarvi, che appunto oltre a quella della campagna di Russia segna appunto il crollo dell'impero. E nel 1814, infatti, cosa succede in conseguenza di questa battaglia? Succede che Napoleone lascia il potere, abdica, e i vincitori, quasi come una provocazione, gli assegnano il possesso dell'isola d'Elba, cioè non puoi più essere quel che sei, ma puoi avere il possesso appunto dell'isola d'Elba, una piccola isoletta, figuriamoci, del Tirreno, e andare in esilio lì, quindi provocatorio ovviamente, e al trono di Francia salì Luigi XVIII di Borbone, che era fratello del re ghigliottinato.
Nel frattempo, dovete tenere presente, ragazzi, siamo nel marzo del 1815, ecco, nel frattempo è iniziato, il congresso di Vienna. Questo è molto importante, ne parleremo però nelle prossime lezioni. Cioè, quel congresso, che era stato, iniziato e, portato avanti proprio per ridefinire i confini dell'Europa. Quali furono però le conseguenze di Luigi XVIII che torna sul trono di Francia, quindi del ritorno dei Borbone? Bisogna tenere presente che i Borbone vogliono far tornare il paese alla situazione politica e sociale precedente alla rivoluzione. Infatti, subito Luigi XVIII concede una costituzione a suffragio molto ristretto, quindi soltanto pochi possono votare. E quindi il popolo francese comincia a rimpiangere Napoleone. E Napoleone dall'Elba si tiene informato, insomma, cerca di capire che cosa succede in Francia. E un anno dopo, essendo a conoscenza del malcontento dei francesi, pensa sia giunto il momento di tornare a Parigi e di riconquistare il trono. Come vedete, infatti, a marzo del 1815 Napoleone sbarca in Francia con un esercito di uomini a lui fedelissimi, e in questo caso anche le truppe inviate per fermarlo passarono dalla sua parte, quindi fu un ritorno trionfale, ma durerà poco, ragazzi, questo trionfo di Napoleone. Sarà chiamato il governo dei 100 giorni. Comunque, Luigi XVIII ovviamente in questo momento abbandona Parigi. Ma bisogna tenere presente che le potenze europee, che avevano iniziato appunto, come vi ho detto, a Vienna un congresso per tornare all'assetto politico precedente all'avvento di Napoleone, si coalizzano di nuovo contro di lui. E quindi questo fu uno dei motivi per cui, fu il motivo per cui questo governo durò pochissimo. Fu il cosiddetto governo dei 100 giorni. Perché a giugno del 1815, data molto importante, Napoleone fu sconfitto definitivamente a Waterloo, in Belgio. Fu sconfitto anche perché ci furono dei ritardi nell'invio di rinforzi, ci fu una pioggia devastante che lo mise in difficoltà, e alla fine di questa battaglia famosissima, Napoleone si consegnò agli inglesi e fu deportato sull'isola di Sant'Elena, nell'Atlantico, dalla quale appunto non sarebbe più potuto scappare perché si trovava proprio in mezzo all'oceano Atlantico. Quindi Napoleone, come vedete dall'immagine, appunto qui è diretto proprio a Sant'Elena, passò il suo ultimo periodo su quest'isola, quindi nell'isolamento più totale, facendo una vita da eremita, appunto, qui in questa immagine lo vedete nel momento insomma, del viaggio verso Sant'Elena, e ha questo volto che è già appesantito, assorto, un po' corrucciato, diciamo, e anche gli abiti che indossa sono abiti un po' austeri, con questo cappotto sbottonato, insomma. È un'immagine di un Napoleone che è già sconfitto, come vi dicevo. Quindi Napoleone morirà qui, morirà appunto a Sant'Elena, e Napoleone si era purtroppo ammalato di cancro allo stomaco sul finale della sua esistenza ed era stato mandato a curarlo, ragazzi, pensate, un medico di Santa Maria Nova di Firenze, un certo Francesco Anton Marchi, che racconta che lo trovò nella sua casa, che guardava le formiche, che le contava, pensate voi, un grande uomo come Napoleone, e in quell'occasione gli consigliò di mettersi a lavorare la terra, e fu proprio questo che fece Napoleone, cioè passò gli ultimi giorni della sua esistenza facendo il contadino. Alla notizia della morte, il 5 maggio del 1821, comunque sarà celebrato da Manzoni nella famosissima Ode, il 5 maggio, in cui verranno rievocate tutte le sue imprese, i suoi successi, ma di questo parleremo in classe e la leggeremo, insomma, nelle prossime lezioni. Buon lavoro, ragazzi!